quindicesima giornata del campionato di eccellenza nel girone B. C'è una sfida molto interessante al Pazzagli. Il Grassina riceve la blasonata Rondinella. Punti pesanti in palio per entrambi, soprattutto per i rossoverdi, con maglia scura e pantaloncini e calzettoni rossi. Rossoverdi padroni di casa alla ricerca della vittoria, che è sfuggita domenica scorsa ad Anghiari sul campo della Baldaccio ed è invece arrivata mercoledì in Coppa Italia contro la Fortis con l'accesso ai quarti di finale. La stretta di mano fra i capitani Pecorai e Tomberli, punti pesantissimi si diceva per il Grassina, che di conseguenza deve approcciare subito forte la partita per trovare anche quella che sarebbe la prima vittoria interna stagionale in campionato. E allora ci prova subito con Caschetto, che viene lanciato davanti a Pecorai ma incredibilmente sbaglia il piazzato, provando il destro che però è centrale e debole. Poco dopo ancora Parrini prova a imbeccare ancora Caschetto, che trova una soluzione a metà fra un tiro in cross e poi Dini viene fermato nei dintorni della linea. Prova a farsi vedere anche la rondinella con questo colpo di testa, che però viene contenuto centralmente da Bartoli. Il Grassina gioca meglio e alla fine passa con questa apertura in avanti, la spizzata a favorire Parrini, che scappa al suo diretto marcatore e indovina il diagonale col destro. È un gran gol quello dei rossoverdi. Vediamo Parrini che in progressione è incontenibile per il difensore centrale della rondinella, e poi davanti a Pecorai il portiere avversario non può sbagliare. È il 17esimo e i rossoverdi si portano in vantaggio, pregustando quindi una domenica finalmente di gloria dopo qualche passo falso di troppo. La rondinella prova a farsi vedere ma non c'è molto da segnalare nel resto del primo tempo, che si chiude quindi sull'1-0 per il Grassina. Decisivo quindi il gol di Parrini, con le immagini e il montaggio di Fabrizio Giannoni. Passiamo alla ripresa con questa chance per i padroni di casa. Caschetto, tiro cross, Pecorai non ha difficoltà a contenere l'episodio che risolve la gara. Arriva al 60esimo quando questo retropassaggio col ginocchio di un difensore della rondinella viene bloccato con le mani da Pecorai. L'arbitro però fischia il calcio di punizione a 2 in area di rigore, ammonisce Pecorai, non la prende bene uno dei giocatori della rondinella, che si fa espellere. Punizione a 2 e guardate la pennellata di Carlo Alberto Caschetto. La palla all'angolino, è un gran gol quello di Caschetto, numero 5, che festeggia poi ovviamente sotto la calorosa curva delle Brigate Rossoverdi con una capriola e con la sua esultanza speciale. È il gol che di fatto indirizza la gara. Lo andiamo a rivedere al rallenti. Caschetto che prende la rincorsa da dentro l'area, è una delle sue specialità della casa. Su punizione era riuscito a decidere tanti anni fa anche un derby contro l'Antella, e davvero da fermo non può sbagliare il numero 5 con i rossoverdi, che dunque raddoppiano le marcature, vedono più vicina la loro prima vittoria casalinga in campionato. Ci prova anche Fabiani a mettere dentro questo pallone per Dini, che però viene contenuto centralmente da Pecorai. La rondinella ha uno scatto d'orgoglio, prova comunque a impensierire i rossoverdi con questa soluzione di Anton Giovanni, che Bartoli blocca centralmente. Siamo all'83esimo, i rossoverdi dovrebbero semplicemente gestire il risultato che a questo punto appare acquisito, e invece ecco l'ingenuità del Grassina, che perde questo pallone sanguinoso con Alfarano. Ne approfitta Polo, centravanti ospite, che non ci pensa su due volte, trova la staffilata mancina con il pallone che va all'angolino, beffa Bartoli. Grassina dunque si fa male con le proprie mani. Andiamo a rivedere l'errore che porta poi al pallone recuperato dalla rondinella e poi anche al bel mancino di Polo, che trova l'angolo. La rondinella prova a creare i presupposti per un clamoroso 2-2, ma sono nettamente maggiori le chance in contropiede per il Grassina, come questa con il subentrato Betti, che trova però in presa plastica Pecorai. E ancora nel finale l'ultimo contropiede con lo stop orientato col destro di Federico Dini e il gran sinistro su cui Pecorai devia in corner. L'ultima mischia in area del Grassina e poi davvero non c'è più tempo. Vincono i rossoverdi, vince il Grassina di Marco Cellini. È la prima vittoria casalinga in stagione. Il Grassina trova quota 14 punti.